Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo sarà un video haul unboxing, no such. Comunque, tanto noi ci facciamo compagnia così, ormai le vittime che stanno iscritte sul mio canale, questo lo sanno. Benvenute a tutte le nuove vittime, grazie per aver cliccato su quel pulsante iscriviti. Comunque, mi è arrivato un pacco, sono molto contenta perché mi serviva una cosa e il pacco in questione è questo. Allora, preso da Amazon, mi serviva praticamente un borsone. Quindi, pacco celere impresa extra large, quindi anche i pacchi noi ce li facciamo su misura. Che battutaccia! Allora, adesso lo vado ad aprire con voi perché vi voglio fare un piccolo haul delle cose che ho preso in questo periodo, che poi sono cose tutte mischiate, però dato che alcune cose ve le faccio vedere su Instagram nelle stories, ma molte persone non mi seguono su Instagram, seguitemi su Instagram, ma voi non mi seguite proprio perché sono così, lo so, l'ho capito e avete pure ragione. Allora, vedete come sono contenta? Perché io sono contenta, questa cosa mi piaceva tantissimo. Magari se non riesco pure ad aprire sarebbe pure l'ideale. Allora, vediamo un po'. C'è tanta carta dentro, ma quanta carta c'è sta? Cioè, vedete quanta carta c'è? Vabbè, gli imballaggi di Amazon non sono male, ecco. Allora, togliamo tutta la carta, ok, e vediamo un pochino. Eccoci qua, è lui! Sono felicissima. No, perché praticamente mi serviva assolutamente questo qua, perché in quello là che tengo io non c'entra niente. È piccolissimo, ma non ve lo faccio vedere. Casomai vi rimando al vlog che metterò probabilmente tipo weekly, perché dovrei fare anche un vlog. Magari ve la faccio vedere là. Comunque ci fate caso, faccio queste cose tutte strane. Poi ci sta un pallino qua forse. O di qua o di qua, e io vi faccio i vari collegamenti ai video dove parlo di questo, quello e quest'altro. Comunque, guardate quanto è bello. Allora, è un borsone. Io ve lo voglio segnalare per quale motivo, no? Perché come al solito, l'ho comprato, evviva! No, perché praticamente vi voglio dire che se nel caso vi dovesse servire, diciamo che io e santo subito. Il mitico, abbiamo fatto tante ricerche su quale fosse uno dei marchi più, diciamo, rinomati sportivi per quanto riguarda, insomma, queste cose. Quindi in particolare i borsoni, perché devono essere abbastanza tosti, ecco, devono mantenere bene. E abbiamo optato per l'Under Armour, si dice così, Under Armour, questo marchio qua, vedete, che usano quelli sportivi che fanno cose tanto sportive, quindi non io. Però diciamo che è un marchio di cui lui ha tante cose, quindi possiede diverse cose Under Armour, si trova bene. Ovviamente è un marchio non propriamente low cost, sportivo. Ma dato che abbiamo fatto un giro per vedere varie cosine nei negozi sportivi, i prezzi erano abbastanza simili, ma non mi piacevano perché o erano troppo piccoli o non c'entrava niente e quindi erano troppo piccoli, esatto, stessa cosa. Oppure, vabbè, comunque si vede che sono contenta perché mi piace tantissimo, cioè proprio come me l'immaginavo, è uguale a come sta sul sito. Quindi poi magari se mi ricordo sotto vi metto il link nel caso vi dovesse servire. Vediamo un pochino. Ah, guardate, ci hanno messo pure la strip. La strip. Sì, la strip. Sì. Ok. Allora, questo è praticamente quello da 61 litri, quindi è la versione M. C'era XS, S, M e L, che è praticamente quello più grande. Quello L veniva tipo sui 90 euro, ma è comunque un borsone di quelli proprio da viaggio, cioè sono quelli grandissimi. Sono rimasta felicemente, cioè felicemente contenta, no, contenta felicemente, vabbè. Sono rimasta felice del fatto che l'ho pagato relativamente quanto uno di quelli che ho visto nei negozi, però la qualità è nettamente maggiore.
Perché ho letto tutti, diciamo, tutte le, come si dice, le recensioni, le review al riguardo, e questi qua erano quelli meglio valutati. L'ho pagato solo, tra virgolette, 33 euro, ma non è tanto, credetemi, perché quelli veramente buoni, pure se andate su una Nike, su un Adidas e prendete magari quelli sui 61 litri, raga, comunque costano. Quindi guardate quanto è bello questo. Cioè, io sono contentissima, contentissima. Vediamo se ha, dovrebbe avere pure lì, forse ce l'ha dentro, boh, doveva avere pure la tracolla. Sì, c'hai i cosini per mettere la tracolla, ma vediamo un po'. Comunque, vabbè, a me piace troppo perché c'è il colore è stupendo. Sì, comunque è molto più grande di quello che ho io, perché purtroppo all'interno, ah sì, vedete com'è grande all'interno? Cioè, c'entro pure io. Che bella cosa, finalmente. E c'ha questa cosina qua che poi va messa tipo in spalla. Diciamo che 61 litri, come potete notare, è abbastanza grande. Le misure di questo qua sono, vediamo se ci stanno, perché sopra là non c'erano. Comunque intorno ai 60 cm di lunghezza, una cosa del genere, se non ricordo male. Dimensione, no, vabbè. Dimension, sì, va bene, ecco qua, 33 x 64 x 28 cm, quindi fatevi un pochettino il calcolo. Comunque, se vi dovesse servire, vi lascio il link sotto, perché questo qua è bellissimo. Io l'ho trovato in un negozio nella mia città, nero e argento, e veniva 49 euro, scontato. Tenete conto che è un negozio che di solito le mette scontate. Quindi insomma, 49 euro scontati, l'ho pagato 33 senza pagare manco la spedizione. Yuppie yuppie. Allora andiamo avanti, sono contenta. Altra cosa che vi ho segnalato nel vecchio vlog, ma ve lo faccio rivedere meglio, ve lo voglio far rivedere perché questo qua è un reggiseno sportivo di questa Holyplay. Ve lo segnalo perché io l'ho effettivamente utilizzato e ragazze, mi trovo veramente benissimo. È una L, quindi fate conto che io ho una quinta coppa C, e sono, diciamo, larga, nel senso che fate prima a saltarmi in testa che a girarmi intorno. E quindi praticamente la larga a me va molto bene, perché come potete vedere, vedete? Ecco, ho visto, ve lo sto dicendo perché quando l'ho fatto vedere su Instagram, nelle stories, almeno 5-6 di voi mi hanno contattato in privato, dove l'hai preso, così, perché a me serve, perché così. E allora ho detto vabbè, ve ne parlo in un video, magari può essere utile a qualcuno. Io l'ho preso da Globo, vedete com'è bello, e poi regge molto. L'ho preso da Globo a 19,99. Si trova su Zalando allo stesso prezzo, quindi scrivete Only Play reggiseni sportivi, vi esce allo stesso prezzo, su Amazon allo stesso prezzo. Quindi io l'ho trovato da Globo, l'ho preso là, non sapevo, adesso che lo so vedrò magari qualche altra cosina di questa Only Play, perché vi ripeto, a me sembra pure abbastanza resistente. Allora, prima di passare alle cose AliExpress, vi volevo far vedere questo qua, io non l'ho ancora provato, giusto per segnalarvelo, perché me l'avete segnalato voi, cioè una ragazza mi ha detto, quando ha visto che ero rimasta un pochettino titubante sul prezzo del Batis, sullo shampoo quello secco, che vi ho fatto vedere nel vecchio haul di acqua e sapone, quello là costava 6,50 euro il Batis. Questo qua, ragazze, costa 2,99 euro, quindi 3 euro. È 150 ml contro i 200 dell'altro, però comunque andate a risparmiare. Io vi farò sapere come mi trovo. L'ho preso proprio in queste profumerie che si chiamano Douglas. Non so se ci sono nelle vostre zone, insomma, informatevi nel caso vi dovesse servire. Comunque, refreshing dry shampoo. Ginger e aloe vera, quindi aloe e zenzero. Insomma, non lo so, comunque vi farò sapere com'è, insomma, non lascia residui. Vabbè, comunque ringrazio la ragazza che me l'ha segnalato, perché mi sono fiondata ad andarlo a prendere, dato che comunque c'erano pochissimi pezzi, io ne ho trovati solo due, proprio perché effettivamente è abbastanza economico rispetto agli altri shampoo secchi.
Se non erro, ti chiami Rosy, Rosa, Ros, non lo so. Comunque, io ti ringrazio. Magari me lo scrivi qua sotto, tu che passi di qua nel caso dovessi passare. Poi, ho preso qualcosina da AliExpress. Vi voglio giusto far vedere, queste cose. Allora, come sempre, sono più volte che sto comprando questo tipo di pantaloni perché ve li ho già segnalati. Che cosa c'ho qua? Sì, vabbè. Ve li ho già segnalati praticamente in un altri haul, sempre relativi ad AliExpress, però vi faccio vedere che comunque sto continuando a comprarli. Ne ho già tre paia. Ne ho preso un altro perché l'ho trovato a 7 euro e qualcosa, quindi magari quando sapete che AliExpress alza, abbassa i prezzi così come gli pare. Qui ci sono, cioè vabbè, comunque un marchio, cioè roba cinese, quindi capirete insomma la qualità è quella che è. Però io mi ci sto trovando bene perché sono dei pantaloni abbastanza leggeri, insomma sono leggerini, però mi ci trovo molto molto bene perché sono di questo tipo qua con la culisse, si dice, vabbè, comunque di questo tipo qua con questa bella molla in vita e che scendono belli sotto a sigaretta, quindi belli diritti. Mi stanno abbastanza bene, insomma, io poi li utilizzo volentieri, quindi comunque nel caso vi dovesse interessare, scrivetemelo sempre sotto che io vi do il link. Nulla amici, queste sono le cose che vi volevo far vedere. Ultima cosa al volo proprio, che però purtroppo devo abbandonare perché se ci fate caso, questo è rose gold e questo è diventato color argento. Purtroppo mi erano arrivati questi orecchini macchiati. Io ho cercato stesso con il pannetto che mi hanno mandato loro di smacchiarli, tra virgolette, e però la copertura di oro rosa, tra virgolette oro rosa, si è tolta. Però vi li voglio far vedere lo stesso perché? Perché voi sapete che io spesso su AliExpress compro questi orecchini. Se cercate orecchini 950, argento 950, ovviamente non è argento vero, però la maggior parte di quelle cose sono bagnate nell'argento o comunque rodiate, cioè fanno in modo tale che non vi facciano allergia. Io mi ci sto trovando sempre bene, quindi nel caso vi dovesse servire, lasciando stare la cosa che ho acchiappato io, la fregatura che ho acchiappato io, mi trovo sempre molto bene a comprarli su AliExpress, mi dispiace proprio perché erano bellissimi. E vabbè, amen, perché io li volevo simili praticamente alla collarina che ho, ma vabbè, non fa niente, ci ho provato. Ve li ho fatti vedere lo stesso, giusto per segnalarvi questa cosa, che scrivendo argento 9,50 trovate qualche orecchino comunque sui 3-4 euro, così vi dico che a me non fanno allergia, quindi giusto per dirvi questo qua. Ovviamente li dovete provare, però nel caso guardateci su AliExpress. Vabbè, nulla ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero vi sia minimamente utile o che perlomeno vi faccia minimamente compagnia. Vi mando un bacione e ci vediamo presto in un prossimo video se vi fa piacere. Ciao!